Una trasmissione in collaborazione con Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Trieste. Pronto, dottore? In studio Pierpaolo Gregori. Signore e signori, buonasera, ben ritrovati anche questo venerdì. Parleremo come sempre di sanità, parleremo di riforma sanitaria, cercheremo di comprendere ancora meglio quali sono i punti di forza di una riforma che sta avendo, che sta entrando nella fase operativa. Ne parleremo con i nostri graditissimi ospiti, conosceremo anche il dottor Bellis, quindi parleremo di privato accreditato e cercheremo di capire che cos'è il privato accreditato. Qualche accenno sul piano dell'emergenza e poi alcune considerazioni. Do subito il benvenuto all'assessore regionale della sanità, Maria Sandra Telesca. Assessore, buonasera, ben arrivata. Buonasera, grazie, buonasera. Prego, si accomodi. Grazie. Assessore, come sta innanzitutto? Beh, abbastanza bene, sono momenti impegnativi, ma sono 3 anni che sono momenti impegnativi, per cui insomma mi sto abituando. Bene, invito anche qui con noi la dottoressa Kersevani. Dottoressa, un buon... Buonasera, che siamo di là. Dottoressa, buonasera. Un graditissimo ritorno ai nostri studi, dottoressa Kersevani, Presidente nazionale degli ordini dei medici. Anche lei, dottoressa, tutto bene? I passaggi Roma-Trieste, direi, ci sono notizie o novità? Abbiamo una lotta continua su tutti i fronti, ma teniamo botta, via. Mi pare che ce la facciamo. Ultimo ospite, ma non ultimo ovviamente per importanza, il dottor Claudio Pandullo. Buonasera. Ben arrivato anche buonasera. Lei, dottoressa. Buonasera. Dottor Pandullo, presidente degli ordini dei medici, dell'ordine dei medici della provincia di Trieste. Uno solo. Allora, parliamo di riforma sanitaria, come ho anticipato in premessa, e una prima domanda la rivolgo a lei, assessore. Quali sono i 3 punti, se possiamo limitare a 3, poi se ce ne sono degli altri discuteremo insieme questa sera, ma secondo lei i 3 punti più importanti di una riforma sanitaria molto dibattuta in questi tempi? Beh, 3 punti, se devo fare una sintesi, direi una sanità più adeguata rispetto ai tempi che sono cambiati, una sanità più vicina ai cittadini, quindi che si sviluppa di più sul territorio, una riorganizzazione degli ospedali che in qualche modo oggi devono acquistare anche un ruolo diverso rispetto a quella che è la sanità che abbiamo conosciuto negli ultimi decenni, e soprattutto io direi una maggiore equità e trasparenza, una maggiore consapevolezza dei cittadini nell'utilizzo di tutti gli strumenti che servono per la propria cura. Questa è una sintesi estrema, poi se vogliamo, ma insomma il lavoro che abbiamo fatto è prima di lettura di un mondo che è cambiato e quindi della società che è cambiata, ci sono molti più anziani, le malattie sono cambiate, molte malattie sono scomparse, in ospedale ci si va in modo diverso rispetto a quello che era 10 anni fa o 20 anni fa. 20 anni fa io mi sono operata di appendicite e sono stata in ospedale una settimana, oggi si entra la mattina per una cosa così, si esce la sera. Certo. E questa, diciamo banalmente, però ci fa capire che anche un sistema ospedaliero che è nato con una certa concezione oggi deve cambiare. E soprattutto una continuità, quella che noi chiamiamo la continuità assistenziale, cioè il cittadino che ha dei problemi non può avere dei segmenti o dei silos chiusi, l'ospedale da una parte, il suo medico di famiglia, il distretto sanitario. Tutto questo è giusto che ci sia, ma che abbia un collegamento, per cui non è il cittadino paziente che deve collegare le diverse parti, ma siamo noi che dobbiamo costruire un sistema di rete integrato per cui il cittadino ha tutte le risposte per i diversi momenti della vita e i diversi momenti delle sue patologie, malattie e fragilità. Questo sistema è già integrato, si sta integrando, è un percorso avviato, no? Però un percorso lungo, immagino, non sarà una cosa... Sicuramente è un percorso già avviato, perché queste cose poi sono note da tempo. Noi abbiamo, intanto le abbiamo sistematizzate e inserite in una legge di riforma che ha degli obiettivi. Ovviamente anche la nostra regione, pur piccola, abbiamo anche situazioni molto diverse, territori molto diversi, alcuni sono andati di più verso una certa direzione, altri di meno. Abbiamo una sanità di qualità in questa regione, indubbiamente,
però abbiamo bisogno di metterci mano per riorganizzare il sistema e per creare di più quei collegamenti. Le reti devono funzionare in modo, diciamo, direi quasi automatico, i professionisti tutti devono parlarsi di più, collegarsi di più fra di loro, professionisti e strutture, avendo ben chiaro che i bisogni sono quelli dei cittadini. A livello nazionale, dottoressa Kersevani, che cosa sta succedendo? Come si comportano le altre regioni? Ci sono approcci al tema sanità diversi? C'è omogeneità? Mi spiego, l'assessore faceva il cenno, la società è cambiata, no? Quindi ci sono sempre più patologie croniche che contestualmente si affiancano a minori risorse disponibili, quindi gioco forza, siamo costretti ad intervenire, no? In qualche misura. Qual è il quadro nazionale? C'è la fotografia di alcune regioni, magari quelle che ci sono più vicine, per esempio? Ma intanto condivido con l'assessore Telesca, che sono contenta di rincontrare stasera, questo suo interesse per la sostenibilità del sistema sanitario del nostro servizio sanitario nazionale, che è considerato di grandissimo livello, che è un sistema equo, che vuol dire che è uguale per tutti, che è un sistema universale, che è un sistema che dobbiamo cercare in qualche modo di mantenere. La problematica che si può porre a livello nazionale, e che io posso vedere dal mio osservatorio, è che questo nostro essere divisi in tante regioni può creare delle differenze di qualità, delle differenze di prestazione, perché non tutte le situazioni sono analoghe e ci possono essere trattamenti diversi a seconda se uno vive o nasce in una regione piuttosto che in un'altra. E questo purtroppo è legato a situazioni locali, è legato a situazioni economiche locali. È chiaro che la regione fa quello che può in base a quello che riceve e poi c'è un po' uno scaricabarile, perché alla fine lo Stato può dire: io ho già fornito la possibilità di lavorare, la regione può dire: non è sufficiente perché io possa fornire tutte le prestazioni necessarie. Tra le parole che ha detto l'assessore, l'unica che un attimo mi lascia, che vorrei correggere, è che l'appendicite forse non esiste più. Chissà perché tutti abbiamo fatto sta bene l'appendicite, forse adesso non esiste più. Anche le tonsille una volta, Claudio. Però sicuramente è vero. Importante è quello di capire la centralità della persona, la centralità del paziente, la centralità di questi nostri abitanti che ricorrono a noi medici, che in qualche modo vedono il percorso politico con molta ansia, la necessità forse di una informazione che sia capillare, che faccia capire che se in qualche modo il mio comportamento è un attimino più sereno in un contesto comunque di necessità di salute, perché è un diritto fondamentale, forse può consentire una maggiore sostenibilità di un sistema che ha problematiche, perché i tagli ci sono stati importanti e sono stati difficili da sostenere, sia per quanto riguarda la situazione, parliamo politica perché voi siete quelli che fate le regole, ma soprattutto per quello che riguarda il medico da una parte e il paziente e la persona dall'altra. Dottor Pandullo, i medici nelle settimane e nei mesi passati la stampa ha riportato talvolta anche opinioni diverse, no, rispetto all'approccio del tema sanità. C'è comunque un comune denominatore, sì, qualcosa si doveva fare. Qual è la posizione o l'opinione sua e la posizione dei medici, dell'ordine dei medici rispetto al tema sanità? Diciamo, ovviamente l'ordine rappresenta tutte le categorie dei medici, quindi ospedali, universitari, ospedalieri, universitari, medici di famiglia e quant'altro, ma soprattutto rappresenta gli interessi dei pazienti, degli utenti, della categoria. In fondo l'ordine nasce essenzialmente per garantire, come dicevo la volta scorsa, che la persona, il medico che è iscritto all'ordine, che si avvicina al paziente, ha delle caratteristiche tali anche dal punto di vista formativo e di percorso di studi che lo rendono una persona sicuramente affidabile. Quindi il problema è essenzialmente questo. E chiaramente, ecco, una riforma sanitaria così importante ha creato, come dire, delle momenti di confronto che sono giusti in tutte le comunità scientifiche sicuramente. È stato detto che è cambiata la tipologia del paziente, ormai abbiamo pazienti che sono ultra ottuagenari, che hanno tutti una polipatologia, quindi hanno sicuramente non solo una malattia come studiamo noi nel corso di medicina, ma hanno più patologie assieme, e quindi il paziente, diciamo, in fase acuta è diventato sempre più
diciamo fra virgolette, un po' più raro, mentre diventa più comune il paziente cronico, la cronicità, e quindi quella che dite la presa in carico. Abbiamo degli ospedali sicuramente di eccellenza, dove vengono investite tantissime risorse per risolvere la situazione acuta. Ecco, bisogna che il territorio sia in grado di come dire, curare, di prendere in cura il paziente che è stato trattato con grande investimento di risorse per un periodo il più breve possibile, e che quindi quello che è stato fatto in ospedale non venga, come dire, recepito dal territorio. Quindi questa è la grossa sfida, ma non delle nostre regioni, della sanità in generale sicuramente. Certo. Si parlava poi di formazione, di informazione. Noi cerchiamo con queste tipo di trasmissioni, con altre iniziative dell'ordine, di cercare di fare un'informazione il più sobrio, il più neutro possibile, più equanime, per quel che riguarda appunto una corretta gestione della sanità. La volta scorsa l'amico di Notrento diceva appunto che i medici devono riprendersi la propria professione in mano, cioè ricominciare a visitare le persone in senso buono. Attualmente siamo una medicina che è derivata molto sulla tecnologia, sul cosiddetto imaging. Abbiamo con la dottoressa Kersevani, con il radiologo, quindi non me ne abbia male, e ci dimentichiamo molte volte di visitare il paziente, certo, che molte volte è quello che il paziente si aspetta essenzialmente da noi. Punta la Regione, Assessore, sulla formazione? Cioè nella riforma sanitaria il percorso formativo di è previsto? Nella riforma sanitaria è proprio, cioè la parola formazione ricorre più volte. La formazione è fondamentale, soprattutto in questo ambito, anche perché è un ambito dove il cambiamento tecnologico, abbiamo visto come è cambiato, ha ragione la dottoressa, addirittura adesso alcuni interventi che una volta li facevano non si sa ben perché a tutti, adesso non si fanno più. È evidente che proprio il sistema cambia, e quindi la formazione, infatti in sanità si parla di formazione continua. E io colgo una delle cose che ha detto il dottor Pandullo, sono d'accordissimo sul fatto anche dei medici che devono ricominciare a visitare, ad avere quel rapporto con il paziente che va al di là, no? Perché poi io dico sempre, il paziente, quando un medico ha davanti una persona che sta male, non ha davanti una malattia, ha davanti una persona. Certo. E magari la stessa malattia può essere trattata in modo diverso anche rispetto alla persona. E per questo uno dei punti cardine, uno dei pilastri della riforma sanitaria è anche la medicina di famiglia. Noi abbiamo lavorato e stiamo lavorando per recuperare quella professione, che è una professione importantissima, perché il medico di famiglia è il primo riferimento medico che la persona ha. Io li continuo a chiamare medici di famiglia, anche se sono medici di medicina generale, perché proprio medico di famiglia dà l'idea di quello che è la familiarità. Esatto, perché è una persona che va dal medico di famiglia, è la prima persona da cui va quando sta male a qualcosa, ma questo male può derivare da mille cose, magari anche dai problemi familiari, è quello che conosce tutto. Diverso è lo specialista ospedaliero, che ha un altro ruolo importante, che collabora col medico di famiglia, e questo che intendo dire per prendersi cura in modo globale dei problemi delle persone. Un altro cardine, immagino, della sanità è anche il privato accreditato, quindi laddove l'ospedale magari è in sofferenza, tra virgolette, ecco che il privato accreditato diventa uno strumento importante. Abbiamo intervistato il dottor, quindi pregherei Luca in regia se è pronta la scheda, il dottor Giambattista Bellis, che è titolare dello studio radiologico Gortan, ma in questo caso è stato intervistato da noi in qualità di vicepresidente di Asso Salute, l'associazione che rappresenta le strutture sanitarie private accreditate. Sentiamo che cosa ci ha detto, poi rientriamo in studio. Per la Regione, l'affidare al privato accreditato dei fondi da gestire è un grande vantaggio. È un grande vantaggio perché? Perché il privato accreditato viene pagato dalla Regione a fronte del numero di prestazioni eseguite. Cioè redistribuita prestazione per prestazione, il pagamento non viene fatto a pioggia come può essere fatto ad esempio in grosse strutture pubbliche o cose del genere, motivo per cui si riesce ad avere veramente l'ottimizzazione del budget assegnato, che va a segno perfettamente secondo quelli che sono stati gli accordi precedentemente presi, cioè sostanzialmente la Regione può contare nella certezza di spesa dicendo per questa spesa ho questo numero di esami entro questo periodo di tempo, quindi certezza di spesa, di numero di prestazioni e di tempo nel quale le prestazioni vengono eseguite. Purtroppo in questa nostra regione il privato accreditato non è tenuto in grossissima considerazione, basti pensare che nel totale budget regionale rivolto alla spesa sanitaria
solamente il 3,8%, ma credo adesso anche qualcosa di meno, viene assegnato al privato accreditato. Questa è la cifra più bassa d'Italia. È dimostrato, conti alla mano, che l'appaltare determinati servizi, parlo soprattutto nel mondo della radiologia, del laboratorio, ma anche dei ricoveri e degli interventi chirurgici, appaltare tutta una serie di servizi ad una struttura privata, alla fine costa molto di meno e si riesce ad avere una resa molto maggiore. Il privato accreditato non ha avuto, a parer nostro, un adeguato ruolo in questa riforma sanitaria. Diciamo che tutto sommato siamo stati poco considerati e a parer mio questa è un po' una possibilità buona per il governo regionale per poter avere a proprio uso un notevole numero di prestazioni e di, a costo certo, come dicevo prima, e chiaramente nei tempi certi, con qualità sicuramente sicura sostanzialmente. No? Assessore, ci sono spazi, credo che ci sia ancora tanto tempo per poter, no, costruire collaborazioni con il privato accreditato. Che cosa? Beh, io dobbiamo riconosco che il ruolo del privato accreditato è un ruolo importante e integra il ruolo pubblico. Devo dire che in una regione dove c'è poco utilizzo del privato è un indicatore che funziona piuttosto bene il servizio pubblico. Per quanto riguarda il nostro paese, che ha mille difetti, però dobbiamo riconoscere che la maggioranza dei cittadini, per quanto riguarda scuola e sanità, ha la tendenza a privilegiare le strutture pubbliche. Io credo che questo qualche significato ce l'abbia, che comunque funzionano. Poi c'è bisogno di integrare sicuramente. Discorso che si faceva prima, no? Noi, in realtà, è vero quello che dice il dottor Bellis, è vero, noi abbiamo una bassa percentuale di ricorso al privato accreditato. Abbiamo lavorato molto sugli accreditamenti del privato, perché il privato, ovviamente non essendo gestito direttamente dalle strutture sanitarie pubbliche, deve dare determinate garanzie, quindi c'è proprio quella procedura, processo di accreditamento che abbiamo anche rivisto per dare sicurezza e garanzie ai cittadini. E, ci sono margini per aumentarlo? Beh, forse sì, però capisce che in una riforma che come primo compito si è dato quella di riorganizzare il suo sistema e la sua offerta pubblica, prima di pensare a ricorrere al privato, ricordo che in questa regione noi avevamo 17 ospedali su 1.200.000 abitanti pubblici, quindi un'offerta, una razionalizzazione era necessaria, più che abbondante. Allora stiamo riorganizzando alcune strutture ospedaliere che sono diventati i famosi presidi ospedalieri della salute, che fanno le attività che servono di più, perché sappiamo bene anche che non si possono riprodurre, fare tante cose dappertutto, perché questo è costoso, come diceva la dottoressa, abbiamo un problema di sostenibilità, che vuol dire non tagliare, che vuol dire usare bene le risorse, perché fare tanti reparti di chirurgia o tanti reparti di pediatria che hanno una media di un bambino ricoverato al giorno vuol dire usare male i soldi dei cittadini e vuol dire anche non dare la qualità e la sicurezza di una buona sanità a quei cittadini, perché sappiamo tutti che il medico che ha poca possibilità di esercitare le proprie competenze via via rischia di perdere la propria qua possibilità. Qua si arriva una battuta, una domanda proprio veloce, una risposta punti nascita, no? Poi quindi il passaggio è veloce al punto nascita, no? Che ha suscitato tanta preoccupazione. Ci terrei a dare un messaggio di serenità e di tranquillità. Il fatto che i punti nascita siano stati riorganizzati non mette in pericolo, assessore, la salute pubblica o quant'altro. Direi esattamente il contrario. Vorrei dare questi messaggi di serenità. Di concentrare i punti nascita nasce in primo luogo dall'esigenza di dare qualità e sicurezza. Uh-huh. Tutti sanno che nei punti nascita, dove si fanno 2.000, 3.000 parti, praticamente la mortalità e le disabilità sono ridotte a zero. Anche qui è una questione di qualità, di sicurezza e anche certamente di sostenibilità delle risorse, perché è chiaro che se io tengo aperto un punto nascita dove fanno 300 parti all'anno, 400 parti all'anno,
devo comunque avere un'organizzazione che è esattamente la stessa di un punto nascita con 1000 parti all'anno, perché devo avere un turno di infermieri, di ostetriche, di pediatri, di eccetera, eccetera. Quindi quei parti costano molto e per di più sono anche meno sicuri, perché la manualità, la capacità e l'esperienza di un'equipe che fa diversi parti al giorno è diversa da chi fa un parto ogni 2 giorni. Le complicanze sono più difficili da gestire. Siamo a Trieste, abbiamo una struttura come il Burlo, che peraltro il Burlo Garofalo è per noi quello che ci coordina un po' tutto il sistema materno-infantile e la riorganizzazione del materno-infantile, e quei professionisti insieme ad altri loro colleghi hanno cercato di spiegare a noi, ma soprattutto ai cittadini, che questa è la direzione giusta, ma per il bene dei cittadini. Poi guardi, non c'è niente di più programmato di una nascita. Le donne decidono molto spesso di fare anche 50, perché decidono nel momento in cui rimangono incinte di partorire magari in un posto a 50 chilometri, perché lì ci sono le condizioni, le persone, i professionisti che conoscono. Quindi è un falso problema, purtroppo, ma bisogna spiegare bene alla gente. E qualcuno lo scopo di questa trasmissione è, anche se magari il tempo è sempre tiranno, cercare comunque di dare informazioni importanti e molto pratiche. Dottoressa Kersevani, piano dell'emergenza è un altro tema che ha fatto tanto discutere nella nostra regione, ma in particolare all'interno dell'autoambulanza si era sviluppato tutta una serie di ragionamenti, medico sì, infermiere no, o viceversa. In Emilia Romagna in realtà l'Ordine dei Medici ha ripreso alcuni medici per aver sottoscritto per riprese sospese, ecco, che cosa era successo in quel contesto e secondo lei all'interno di un'ambulanza chi ci deve stare? Allora, intanto quelle che sono state le decisioni del presidente dell'Ordine di Bologna sono decisioni sue, che sono per noi non assolutamente modificabili, perché c'è un'autonomia degli ordini provinciali e la Federazione Nazionale non può intervenire in alcun modo. Il ragionamento qual è? Il ragionamento è: abbiamo bisogno di ambulanze e questo va bene. Possiamo avere tutte le ambulanze con medici e infermieri? Verosimilmente sì, perché ci sono giovani medici che in questo momento passano dal percorso di laurea in attesa di entrare in una scuola di specialità. C'è una mancata proporzione, per cui ci sono una serie di giovani medici che sicuramente già preparati, già laureati e con un minimo di preparazione in quell'ambito potrebbero tranquillamente accompagnare l'infermiere nel suo percorso. Io sono stata radiologa, ma se ricordo la mia presenza nelle rianimazioni o comunque nei pronti soccorsi ospedalieri, uno solo qualche volta aveva qualche difficoltà e il medico con il suo infermiere accanto sicuramente poteva fare molto di più. Dottor Pandullo, chiedo scusa dottoressa, nell'ultimo minuto che abbiamo a disposizione, che auspicio possiamo darci per i prossimi 6 mesi? Cioè, che cosa possiamo auspicare che accada nel rapporto, per esempio, tra professionisti della sanità e questi e la regione? Beh, essenzialmente di cercare di trovare un minimo comune denominatore che ci aiuti a mantenere, a mio modo di vedere, gli standard di qualità in sanità che la regione e anche in molti altri campi è stato in grado di dare sicuramente. Ricordiamo sempre che abbiamo un servizio sanitario nazionale che è uno fra i migliori al mondo. La nostra regione, ritengo, non perché ci lavoro, ma da indicatori, è una fra le migliori d'Italia, quindi sicuramente il nostro, come dire, background culturale è questo, ma anche il nostro impegno come medici, ma come professionisti della salute, sia decisori politici che tecnici, è quello di mantenere quello che la popolazione è abituata ad avere. Penso che sia un nostro dovere morale sicuramente. Riguardo poi alla sanità privata, giusto così, perché chiaramente, visto che sono... Abbiamo ancora 40 secondi. 40 secondi, effettivamente la nostra regione è una regione che ha investito molto nella sanità pubblica per una questione culturale sicuramente, e per quanto riguarda la sanità privata ha un giusto tassello del sistema sanitario nazionale, e è ovvio che dove c'è un pubblico che funziona in una certa maniera la parte privata ha un ruolo un po' diverso, ecco, però anche questo è un tassello importante. Assessore, un'ultima battuta, possiamo rasserenare tutti? Possiamo dire soteriamo l'ascia di guerra e lavoriamo insieme per il bene della salute pubblica? È il mio più grande auspicio. Io credo che quando si parla di salute non ci debbano essere contrapposizioni. Confronti sì, confronti seri sì. Ci sono molti temi che sono da affrontare, quello che diceva prima la dottoressa, riguardano gli infermieri, il ruolo degli infermieri, il ruolo dei medici, dei vari specialisti, degli universitari, degli ospedalieri, ma l'importante è confrontarsi
avendo molto chiaro che stiamo toccando una cosa che è importantissima per la gente. Io credo che la sanità, io l'ho sempre detto, lo dico anche in consiglio quando ci sono le discussioni, non è di destra né di sinistra. Quando hai chiaro quali sono i bisogni del paziente, e chiudo dicendo che la Regione Veneto, che notoriamente è un governo che è un po' diverso dal nostro, un governo di centrodestra, ha proposto una legge di riforma che prevede esattamente come noi l'unione tra l'ospedale e il territorio, proprio perché quell'obiettivo di favorire la continuità e la presa in carico del paziente non è un obiettivo di destra o di sinistra, è un obiettivo a favore dei pazienti. Grazie Assessore. Allora, abbiamo sforato, chiedo scusa al telegiornale, grazie ai miei ospiti, il dottor Pandulo, il dottor Satelesca e la dottoressa Carsevani. Ci vediamo venerdì prossimo alle ore 19. Grazie. Buonasera, a tutti. Grazie. Buonasera. Rimanete con me qua. In collaborazione con Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Trieste. Pronto, dottore?